Ciao ragazzi, ok, oggi parliamo di lino. Fuori ci sono almeno 35 gradi oggi con un tasso di umidità del 99%. Non si può stare, chiaramente quando succede così e magari dovete essere invitati o siete invitati a un matrimonio, subito scatta, oddio, un abito fresco, qualcosa di fresco e viene subito in mente il lino. Due notizie allora sul lino, innanzitutto è una fibra naturale antichissima. Gli egizi ci avvolgevano le mummie, quindi si parla di una fibra molto antica. Adesso chiaramente c'è stata un'evoluzione, ma comunque è una fibra naturale. Una caratteristica positiva, una negativa. Quella positiva è, come dicevo prima, è diciamo adatta all'estate perché la fibra, per come è formata, trattiene molta umidità. Quindi tu quando la indossi hai una sensazione innanzitutto di freschezza perché riesce a battere di 3 o 4 gradi la temperatura esterna e poi assorbe molta acqua, quindi prima che si impregni di sudore ce ne vuole veramente tantissimo, quindi ti dà sempre l'idea di essere un po' più fresca delle fibre naturali tipo il cotone, che invece fa esattamente il contrario. Quindi grande vantaggio, grande svantaggio ovviamente che si stropiccia. Ne ho messa una adesso, l'ho appena diciamo smontata dalla vetrina, per cui è già stropicciata. Cosa succede se dovete fare il testimone, comunque avere una figura formale? Non comprate, non pensate a prodotti in lino, ok? Piuttosto usate le lane che vi garantiscono la stessa traspirabilità ma con una caduta migliore, ok? Se invece dovete presenziare un matrimonio come invitati, potete tranquillamente usare almeno il pezzo di sopra, la camicia in lino. Esistono anche pantaloni, camicie coreane che però non stanno bene a tutti, attenzione. Polo con il collo camicia, quindi sembra una camicia, però anche la sola camicia vi mette in condizione di essere quantomeno eleganti e essere freschi. Sotto un pantalone in cotone va benissimo. Quindi, allora, lino ok, va bene, ma no abiti, no giacche in lino, no pantaloni in puro lino. Si stropicciano troppo se dovete appunto avere un aspetto quantomeno elegante. Per tutto il resto dei casi, lino super ok per l'estate. Ciao a tutti!